Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video dedicato agli acquisti di AliExpress. Ho qui tutte le mie buste, bustine ancora chiuse. Voglio condividere con voi quello che ho acquistato e devo dire che non mi ricordo più nemmeno io praticamente perché sono cose che ho ordinato a settembre, ottobre, però sapete che AliExpress ci mette un sacco di tempo e quindi le cose mi sono arrivate adesso. Inoltre non arriva mai tutto insieme, ma arrivano un po' alla volta perché i venditori sono diversi, quindi ognuno ha i suoi tempi di spedizione e ho dovuto anche aspettare parecchio prima di poter fare il video perché volevo che arrivassero tutte le cose per non fare poi tanti piccoli video con due o tre cose, ma preferivo farne uno unico con tutti gli acquisti. Però basta con le premesse, basta con le chiacchiere, direi di andare subito a vedere la prima busta. Io ovviamente ho già aperto le cose nel momento in cui mi sono arrivate perché volevo controllare che fosse tutto integro e che fosse l'articolo giusto. Però poi ho inserito di nuovo tutto nelle buste, le ho lasciate lì e quindi io adesso non mi ricordo più quello che c'è dentro. Quindi è un po' come se fosse in un certo senso una cosa nuova. Allora, nella prima busta ci sono due cover. Ecco, queste me le ricordo, sono arrivate fuori tempo perché erano due cover di Halloween. La prima è questa, che mi piaceva moltissimo, e la seconda è questa. Sono entrambe veramente molto carine, secondo me. Non le potrò utilizzare fino al prossimo anno perché sono proprio specifiche di Halloween. Però il prossimo anno avrò già le mie cover a tema. Poi nella seconda busta c'è un'altra cover. Questa mi piaceva tantissimo, è veramente bellissima. Voglio aprirla, togliere l'involucro di plastica in modo che non ci siano riflessi per farvela vedere. È assolutamente adatta a me questa cover, mi piace tantissimo. Guardate che bella. Questa qui con l'unicorno, tutta rosa, con tutti questi glitter che si muovono avanti e indietro, è veramente stupenda. Quando l'ho vista, questa ho detto no, questa non si discute, deve essere mia e deve essere attaccata al mio telefono. Quindi adesso che ho fatto il video, finalmente potrò utilizzarla, mi piace veramente molto. Poi finiamo il discorso delle cover, così almeno passiamo ad altro. Ce ne sono ancora perché ho altre due buste con delle cover. Ho fatto un po' di shopping in questo senso perché su AliExpress costano veramente poco, quindi ne vale la pena. Inoltre sono belle perché arrivano comunque sempre integre, sono assolutamente adatte. Ho preso questa che è natalizia e sono felice che sia arrivata in tempo per Natale, così la posso utilizzare. È un tipico paesaggio natalizio con la neve, l'albero di Natale. Questo personaggio secondo me è Santa Claus, comunque insomma è veramente carina, secondo me particolare. Poi questa che è un po' più classica, però mi piaceva molto, è molto fine, molto elegante, secondo me. Ha il classico agrifoglio, l'abete, le pigne, la neve, insomma un tipico scorcio natalizio che trovavo veramente raffinato. E poi l'ultima cover, anche questa sui generis di quella di prima con l'unicorno, che mi piaceva tantissimo, è questa. Questa ha una bella scarpa col tacco rosa, con tutti i fiori qua, i petali così, e anche questa ha i glitter, perché vedete che comunque all'interno poi si muovono. Ovviamente, se riesco a recuperare di nuovo tutti i link dei prodotti che ho acquistato, ve li lascio giù in info box, così se vi interessa qualcosa potete andare direttamente ad acquistare. Passiamo ad un altro prodotto perché naturalmente non ho preso solo delle cover, ho preso anche delle altre cose. Ho preso questa collana che è tipo madreperla, perché sicuramente non si tratta di vera madreperla, però esteticamente un po' lo sembra, ci assomiglia, che è questa con il gufo nero e gli orecchini uguali. Questa mi piaceva molto, l'ho trovata un po' noir, un po' particolare, quindi mi piaceva. Poi un altro completo collana e orecchini che ha una storia particolare è questa. Questa mi piaceva tantissimo, è molto colorata, sicuramente adatta per la primavera e l'estate perché dà molta luce, secondo me.
e ha gli orecchini e la collana, che è questo ciondolo a rombo quadrato abbastanza grande. Quando vi dico che questa collana ha una storia particolare, perché io ho voluto, diciamo così, acquistare qualcosa che fosse più simile possibile a dei gioielli che avevo visto quest'estate durante la mia vacanza in Francia. C'era un negozio in una località che si chiama Carcassonne, che è molto particolare, che vi consiglio di vedere, che aveva tutti questi gioielli colorati. In quel caso erano gioielli di resina, avevano diverse forme, però i colori erano comunque questi, e c'era comunque una parure orecchini collana che assomigliava tantissimo a questa. Solo che i prezzi erano elevatissimi. Io ovviamente non ero disposta a spendere così tanto per una collana e per un paio di orecchini. Allora ho fatto una battuta con il mio compagno, ho detto: scommettiamo che adesso arriviamo in albergo, mi collego a internet, vado su AliExpress e trovo la stessa cosa a 10 centesimi. Ovviamente non è la stessa cosa perché il materiale è diverso. Però insomma abbiamo fatto questa scommessa e io ho trovato questi che sono molto molto simili agli originali. Ovviamente il materiale è diverso perché qua parliamo di plastica o comunque di qualcosa del genere, invece quelli erano gioielli di un'altra fattura e di un'altra qualità. Però per me che volevo una cosa esteticamente simile ad un prezzo molto 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 ridotto, va bene, nel senso che sono stata poi contenta di trovarli e ho anche vinto la scommessa. Poi andiamo avanti con un'altra bustina, questa volta è più piccola. Ah, qui c'è una collana che mi piaceva tantissimo, anche qua si tratta di una collana che fa sicuramente la sua figura, ma che costa pochi centesimi, che è questa. Provo a metterla adesso l'altra, quindi magari non si capisce benissimo, però mi sembra veramente bella. Ha tutte queste rose, fatta così, mi piaceva tantissimo. Questa quando l'ho vista ho subito pensato di indossarla magari una sera, anche per una cena particolare, o perché no, magari anche per Natale, insomma, quelle collane che fanno un po' più di figura e che magari indossate per qualche occasione particolare. Questa mi piaceva proprio tanto, adesso che la vedo devo dire che mi piace ancora di più. Poi nella prossima bustina c'è questa collana con questo ciondolino a forma di gatto. Questa mi sembrava molto carina, molto fine, piccola, comunque una cosa magari da indossare quando avete degli orecchini un pochino più vistosi, però mi piaceva l'idea comunque del gatto, mi sembrava originale. In questa busta più grande c'era questa tovaglia, questa qui natalizia. Ha questo sfondo verde con le campanelle dorate, con la ghirlanda, con gli alberelli di Natale. È una tovaglia 70x70 come misura, quindi per un tavolo piccolino, però andava benissimo per il mio tavolo che è piccolino. È una tovaglia così, fatta in questo modo. Adesso copro praticamente tutta la visuale perché non ci sta nella telecamera. Però è una tovaglia molto bella. Tra l'altro la stoffa è di quelle che mi sembrano resistenti, quindi non è una stoffa, diciamo, da nulla. È una stoffa che mi sembra buona. Devo dire la verità, mi sembra un'ottima fattura. E quindi, insomma, mi fa piacere. Questa la userò ovviamente per le feste di Natale, perché comunque sta bene, sul mio tavolo. Metterò magari un piatto con i cioccolatini, tanto per fare un po' di atmosfera. E mi piaceva l'idea di una tovaglia verde, perché quelle sul rosso, ne ho tante, quindi, insomma, volevo cambiare un po' colore. Poi andiamo avanti con le prossime buste, cioè questa busta che contiene una collana che ha tre ciondoli, adesso ve li faccio vedere tutti e tre, anzi quattro, scusate, mi ricordavo che fossero tre, e ci sono quattro simboli diversi. C'è il primo, che è questo qui, poi c'è il secondo, questo, poi c'è un elefante e la luna, quindi è una collana che poi quando la indossate praticamente ha le varie misure, diciamo così. Mi piaceva tantissimo questa, soprattutto poi in estate le porto queste qua perché hanno magari quella leggerezza che va bene nelle giornate più calde, magari sopra una semplice t-shirt nera senza troppe pretese, una collana del genere mi piace da indossare. Poi andiamo avanti perché in questa busta c'erano più cose.
un orologio, ho preso anche un orologio, questo qui poi ho visto che ce l'hanno anche su Amazon, uguale identico, e magari su Amazon arriva molto prima. Comunque questo, tutto colorato, mi piaceva perché è un po' originale, ha il cinturino che sembra quasi di sughero, sempre colorato, azzurro, rosso e giallo, e il quadrante fatto in questo modo. Mi piaceva molto. Io di solito porto degli orologi un po' più classici, perché vedete l'orologio che ho adesso, ad esempio, è questo qua. È questo qua fatto così, che sembra un po' un braccialettino dorato, ha i brillantini, non so se riuscite a vederlo perché c'è sempre il solito riflesso. Comunque utilizzo questi orologi. Questo è un pochino più sportivo, diciamo così, però mi piaceva magari giusto per l'estate o per quelle occasioni in cui sono vestita in modo meno classico, magari un orologio del genere ci può stare bene. In ogni caso mi viene comodo avere un orologio di riserva, perché di solito a me succede questa cosa: si scarica una pila e automaticamente si scaricano anche tutte le altre, quindi rimango sempre senza orologi di riserva. Questa volta ne ho preso uno un po' più nuovo, così vediamo se riesco ad avere un orologio che, oltre ad indossare in qualche occasione come quelle che vi dicevo prima, magari funge anche un po' da riserva. Poi andiamo avanti, perché in questa bustina ci sono tante cose. Qua ci sono degli orecchini che sono anche questi simili a quelli di cui vi parlavo prima, quelli tutti colorati che ho visto in quel famoso negozio francese. Sono questi. Questi anche assomigliano tanto a quelli là che avevo visto e sono veramente carini. Poi un altro paio di orecchini, stavolta un po' più semplici, sono questi bianchi e neri, fatti così a forma di goccia. Poi una collana che ho trovato veramente molto elegante è questa, che è bianca, nera e avorio, ha questi colori qua. E mi sembra anche questa una di quelle collane eleganti che sicuramente possono andare a dare quel tocco in più magari su un abbigliamento che può essere leggermente più semplice. Insomma, sono collane che a me piacciono sempre. Poi siamo arrivati alle ultime due bustine, che contengono cose a tema natalizio. Questa spilla che mi piaceva tantissimo perché ha l'albero di Natale bianco con le perline verdi e rosse, eccola qua. Questa mi piaceva veramente molto, tra l'altro io a Natale spesso indosso delle spille di questo genere, mi piace mettermi cose natalizie. Nell'altra bustina ci sono due paia di orecchini, un paio questi che hanno l'alberello di Natale, vedete sono fatti così. Sono molto carini, secondo me, hanno l'alberello bianco, verde e rosso, non sono tanto grandi perché sono orecchini comunque abbastanza piccoli, vedete che poi rimangono così, però sono molto natalizi, mi piacevano. Poi questi, che sono forse ancora più piccoli, però li ho trovati carini perché hanno in questo caso il pupazzo di neve. E appena riesco ad aprire la confezione ve li faccio vedere. No, non riesco ad aprirla, vabbè ragazzi, ci vogliono le forbici. Comunque questi sono gli orecchini, vedete che hanno il pupazzo di neve, che davvero è secondo me molto carino e molto adatto al periodo. Quindi ci sono in questi acquisti di AliExpress un sacco di cose, le cover per il telefono, gli orecchini natalizi, ci sono le spille, ci sono le collane, c'è un orologio, la tovaglia, quindi ho veramente comprato di tutto e di più. Comunque AliExpress rimane sempre per me il paese dei balocchi, perché vado su questo sito e vedo delle cose bellissime che costano poco e mi lascio tentare. Vi prego, ditemi che anche voi vi lasciate tentare e che non sono l'unica. Vi invito a farmi sapere sotto nei commenti se avete anche voi il click facile quando siete su AliExpress. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.